Mi ritorna in mente una frase di Confucio che diceva che è sempre meglio accendere una piccola candela che maledire l'oscurità. In fondo è quello che cerchiamo di fare anche noi nel nostro piccolo, andare a vedere dove sono accese queste piccole candele che comunque fanno luce e che comunque vanno seguite, ci danno una speranza, una possibilità, una direzione. Questa piccola candela si è accesa dentro un carcere e ha continuato a fare luce e ha cambiato la vita di una persona che sta provando nel suo piccolo ad accendere altre piccole candele nel suo quartiere, in un quartiere di Napoli, in un quartiere di periferia, che ha la possibilità e la forza e il sogno di cambiare. Davide Cerullo. Ciao Davide, benvenuto a Romena, questo è un incontro che aspettavamo da tempo, alla fine ci siamo riusciti, si è concretizzato. Voglio cominciare con una frase di uno scrittore che noi amiamo molto e che tu hai conosciuto bene, Henry De Luca, che dice: Davide Cerullo è un tizzone scampato ad un incendio, succede a legni che si battono contro il fuoco. E allora cominciamo subito, senza parafrasare, dall'incendio in cui sei cresciuto. L'incendio è quello che è formato da difficoltà di vivere, da povertà, da una questione, diciamo, ambientale difficile. Tu sei cresciuto a Scampia, quartiere di Napoli, che conosciamo molto per le cronache e molto poco per la vita che tu ci rappresenterai oggi. Sei cresciuto nelle vele di Scampia. Ecco, vorrei che tu ci facessi un piccolo affresco di quel mondo in cui tu, nono di 14 fratelli, hai cominciato il tuo cammino di vita. Cosa significava vivere a Scampia, vivere nel tuo contesto familiare? Grazie per questa opportunità di chiacchierata. Sì, Scampia, diciamo, io venivo da un'altra periferia, sempre a nord di Napoli, Mianella, e quindi era un posto un po' così, cioè tranquillo, tranquillissimo, dove si poteva essere ancora bambino, e invece poi, portato a Scampia con tutta la mia famiglia, mi sono ritrovato davanti a un'ingiustizia cementata, che sono le vele. E diciamo che lì subito, che è stata una cosa direi terribile, ho dovuto crescere in fretta. Sono diventato subito un adulto minimo, così anche come tutti i miei fratelli. Io sono il nono di 14 e dopo mia mamma sono dovuto essere il primo ad entrare nella camorra. Ovviamente questo non è una conquista e neppure un progresso, però sembrava un passaggio obbligatorio. Subito, diciamo, ai 10 anni la polizia già mi cercava, per esempio. I miei fratelli per evitare... Perdonami soltanto un altro passaggio su questa infanzia, in cui tu dici non è scritto che uno perché nasce a Scampia debba per forza entrare nella malavita, ma quali sono secondo te le condizioni per cui un bambino come quello che vediamo in questa foto in qualche modo senta che il substrato in cui vive non gli permette di avere altre scelte? Ecco, per esempio la mancanza di un'istruzione? Sì, allora sì, no, la mancanza di... Io per esempio ricordo di aver cercato per tanto tempo l'attenzione dei miei genitori. Per esempio mio padre non mi ha mai detto ti voglio bene, che è potentissima come cosa. E sentirsi soli nella moltitudine. E questo è spaventoso. Io credo che la cosa peggiore è quella di non essere pensati. Cioè io non ero sognato, non ero voluto, non ero accettato, non ero atteso. E credo che principalmente quando non si riesce nella vita, la prima causa, so che è una parola abusata, e per mancanza d'amore, e io credo che sostanzialmente mi sia mancato questo. E ti porto un esempio che mi ha impressionato. Una volta mi hanno chiamato in un carcere minorile, questa volta non perché venivo arrestato, per me da napoletano di origine controllata questa sedia è scomoda, perché io
tenga artite, che mangia morbo, mangia scarfà. E allora mi hanno portato in questo carcere minorile a Caserta e mi hanno portato su alle celle, cella a destra e cella a sinistra. Io camminavo in questo corridoio e a un certo punto da una di queste celle è venuto fuori un braccio di un ragazzo, voleva darmi la mano, gli ho dato la mano, mi ha tirato vicino alla sua cella e mi ha chiesto una cosa, mi ha chiesto un abbraccio. Io credo che lui fosse là dentro, potete correggere se sbaglio i verbi, lì dentro per mancanza di calore, e credo che questo sia il senso della cura, no? Questa attenzione, tornare attenti, e credo che questa sia mancata. E poi la scuola, perché l'istruzione, io che ho fatto fino alla quinta elementare, sono un analfabetizzato di ritorno, so che l'istruzione è il più grande atto di democrazia, di libertà. Per la maestra non era un problema quando io a scuola non ci andavo, ma quando ci andavo, nel senso che ero sempre nell'ultimo banco, non riuscivo a capire, non riuscivo a vedere. E ovviamente con l'istruzione cosa succede? Che tu hai la possibilità di poter essere libero, e essendo libero puoi scegliere. Io non avevo questa libertà e quindi non potevo scegliere, e quindi per forza ho dovuto, diciamo, assaporare la crudeltà della criminalità organizzata, e mi piaceva, questa era la cosa, che io sentivo dentro il piacere per il crimine. Io volevo diventare un camorrista, ci sono andato vicino e per fortuna poi qualcuno ha cambiato il finale della mia storia. Lasciami dire una cosa, guardate, voi qua state bene, vero? È bellissimo, mi vengono in mente delle parole di uno dei più grandi e rivoluzionari di tutti i tempi, si chiamava proprio Gesù Cristo, che quando porta i suoi amici su un monte bellissimo dice: è bello per noi stare qui, facciamo tre, è bello per noi stare qui, però poi dobbiamo tornare in qualche modo. Ecco, lo dico perché Scampia, o nelle scampie delle nostre città oggi si fa ancora troppo poco, ecco, questo senso della cura. E la cura probabilmente non è una cosa che ci diamo noi, la cura ce la danno gli altri, ce la danno quelli che sono rimasti indietro, ce la danno i poveri, i bambini, gli ultimi ci danno la possibilità di essere i primi in umanità, in solidarietà. Ecco, quindi ci tenevo a dire questa cosa, è fondamentale, perché domani, dopodomani, dobbiamo tornare a casa, e tornare a casa significa mettere in campo la nostra quota di responsabilità. Che cosa, lo hai un po' accennato, ma che cosa ti attrae di quella vita? Il fatto di guadagnare improvvisamente tanti soldi, il fatto che c'era questo boss, lo chiamavate zio, che era un po' una figura venerata, addirittura un alter ego del rapporto genitoriale che ti era un po' mancato. Ecco, cos'è che ti spinge dentro quella rete? Beh, per me Uzi, che non è il fratello di mio padre o di mia mamma, ma era il boss, Uzi, per non far entrare il suo nome nell'intercettazione telefonica ambientale, allora se la chiamò Uzi, ma anche come forma di rispetto, ma anche come forma di sentirsi in una famiglia, perché è così. Lui per me valeva più di mia madre, io per esempio per Uzi avrei dato la vita, ma perché, ecco, questo è un altro passaggio molto importante, ti ringrazio per avermi fatto questa domanda. Io sono arrivato a un punto dove io mi sentivo gratificato, mi sentivo al mondo, mi sentivo visto, perché io avevo bisogno di essere visto. È l'unico, io il primo bravo così, bravo, l'ho ricevuto dallo zio,
dal boss perché avevo nascosto delle armi, ero riuscita a non farli arrestare, eccetera. E la sera mi sono vista arrivare a casa un paio di scarpe nuove. E con lui io mi sono sentito visto, mi sono sentito gratificato, mi sono sentito addirittura al mondo. E ho capito che per stare al mondo, per essere visti, bisogna essere violenti. La violenza generava rispetto. E quindi bisognava essere così e io ho praticato la violenza e ci tenevo tantissimo e di queste ne soffrono tanto i nostri ragazzi, ci tenevo tantissimo a far sapere agli altri che il boss mi aveva chiamato, mi aveva comandato, aveva un occhio di riguardo verso di me. E quindi poi cosa succede? Subentra la facilità del denaro e quel denaro pensa che veniva dalla morte che acquistavano quelli che ne facevano uso, no? L'eroina. Ma a noi non importava che quella morte che noi vendavamo uccideva le persone, a noi quello che interessava era il denaro. E quindi capisci che la vita valeva meno di un bicchiere d'acqua e quindi perdi tutto. Cioè io avevo perso, ma forse non sapevo neanche di averla avuta, quell'innocenza, no? Quell'essere stato bambino. Hai visto quella foto con quella capra che è il massimo dell'espressione dell'innocenza lì ancora, è lì a Scampia, regina. Quella capra era chiamata regina da mio padre perché era la capra che faceva più latte di qualsiasi altra capra e con quel latte noi siamo cresciuti. Però poi è arrivata la devastazione di questa bruttezza della criminalità organizzata, la camorra, e il boss è arrivato a casa nostra, eravamo la famiglia più numerosa perché serve il numero e serve la famiglia per non tradirsi, è entrato a casa nostra e ci ha fatto capire che loro nell'aiuto sono immediati. Hanno i soldi, quindi ci hanno cambiato la cucina, mamma non piangeva più perché mio padre già se n'era andato e noi siamo rimasti tutti e 14 con nostra mamma, mio fratello più grande che sarebbe andato a sostituire un po' la figura di mio padre per 15 anni si è bucato di eroina e così abbiamo fatto tutti quanti noi, poi mamma è andata in carcere, è stata la prima, eccetera. Di 14 fratelli quanti hanno avuto problematiche con la giustizia? Tranne tre delle mie sorelle, le ultime due e la prima, poi abbiamo tutti i precedenti penali, siamo stati tutti in carcere. Ma attenzione perché ci sono dei passaggi secondo me importanti anche per chi lavora con i bambini e dopo di qua andate a darvi da fare per farci curare, no? Da questi qua. Io quando eravamo piccoli... E mi ricordo le voci degli adulti ma anche di certe maestre, i bambini a rischio, quando eravamo semplicemente esclusi e da esclusi siamo diventati reclusi, siamo andati tutti in carcere. Ma perché? Perché noi prima di essere vittima del posto dove eravamo nati eravamo vittima degli altri. State attenti a non far sentire soli nessuno, è terribile. Il pastore aveva 100 pecore, ne perdai una. A volte sono tentato a pensare che quella una si è staccata, se n'è andata, perché si sentiva solo nella moltitudine. E poi c'è una cosa che ci dice, che il pastore lascia 99 e va a cercare quella perduta. Ma ricamagata non morte. E che l'ha perduta, no, te ne rimangono sempre 99, e invece la va a cercare. E qua c'è la sacralità della nostra vita, la va a cercare perché quella perduta vale quanto le 99, cioè tu non somigli a nessuno, sei un essere unico. E secondo me il senso della cura è proprio questo, riscoprirsi, ritrovarsi, ritrovare la sacralità della propria vita. E io non sono uno che l'ho trovata, io sono uno che la sta cercando, perché ho capito che questa è la parte mancante di me.
Il tuo libro in cui racconti la tua vita, la tua esperienza, si intitola L'orrore e la bellezza. Siamo ancora nella parte dell'orrore, in cui a un certo punto arriva anche quello che è un po', come dire, l'esame di maturità superato, arriva anche la pistola, e ecco, e qui sei tu proprio nel pieno dell'azione di quel periodo. Ce lo puoi descrivere, Davide, in quel momento? Chi eri tu? Come ti rapportavi con gli altri? Che cosa significava questa pistola? Tra l'altro, una pistola che è stata anche usata e che ti è stata anche rivolta contro, quindi ci sono stati episodi anche molto forti. Beh sì, io la prima volta che ho usato un'arma, avevo 6 anni, l'ho rivolta verso mio padre con mio fratello più grande, Riccardo. E gli abbiamo sparato perché volevamo uccidere, e beh, lui lo voleva uccidere perché già lo odiava, e per fortuna non ci siamo riusciti. Io quando ero bambino già sognavo di avere una pistola, oggi che sono grande sogno di voler essere un bambino, e la prima pistola mi è stata regalata a 14 anni perché avevano capito che mi piaceva sparare in faccia alla gente, e quindi mi piaceva, mi sentivo forte, io portavo questa pistola e me ne andavo in giro e mi sentivo il Dio, il padrone del mondo. Questa moto non la potevo guidare, l'ho intestata a mio cognato, avevo 16 anni e la guidavo lo stesso, 11 milioni di lire in contanti. E quindi questa possibilità di sentirmi parte di un contesto che era solo quello, c'era solo quello, credimi, c'era solo quello, e oggi è ancora parecchio, parecchio così. Ecco la domanda, perché il problema non è la risposta, è proprio la domanda. La domanda che rivolgo a voi, no? Fatemi capire e ditemi come fare, quel bambino che ha quella pistola o quei tanti Davide che ancora ce l'hanno, che la vogliono, come li, con quale arma noi disarmiamo queste mani, come facciamo? Perché è questa la domanda, come ci rapportiamo a questa possibilità? E quando quel ragazzo che mi ha chiesto un abbraccio e io ho capito che era là dentro per mancanza di calore, come facciamo? Perché non, io credo che quando è che nasciamo liberi noi? Quando è che nasciamo uomini e donne libere? Quando ci troviamo di fronte a un'ingiustizia, perché lì decidiamo da che parte stare. Guardate, questa roba qua è tremenda secondo me, perché sono stato in un carcere, in un altro carcere, dove abbiamo parlato di queste cose bellissime, eh? A un certo punto un ragazzo mi fa: Cerù, ho capito, ma adesso tu esci, te ne vai, io rimango qua, stiamo attenti, perché quando rendiamo consapevole pienamente una persona di quello che è e di quello che dovrebbe fare, e la dobbiamo accompagnare, dobbiamo indicare, dobbiamo stare, e perché abbiamo fatto tra virgolette un guaio a renderlo consapevole, perché dopo lo dobbiamo accompagnare. Quando diventiamo pienamente consapevoli della realtà dove viviamo o dove vive una persona, perché noi non... C'è un poeta francese, Bobin, che dice che noi non dovremmo scrivere una sola parola e dire una sola parola se a quella parola che diciamo, a quella parola che scriviamo, non possiamo essere presenti. Quindi a me piacerebbe che voi, dopo tutta questa pace, la perdete. Possiate perdere la pace. Mazzolari diceva che noi siamo uomini per la pace, ma non siamo in pace, non possiamo essere in pace, non possiamo starcene tranquilli, dobbiamo darci da fare assolutamente. Scambiare microfono.
Ah, i posti. Ah, ok. Ma questa è una novità. Non lo so. Vabbè. Obbediamo. Va bene così? Ok. Ti si vede meglio, mi dicono, quindi. No, ma questo, guardate, che questo cambio non è, cioè, è casuale, però sta proprio al momento giusto, perché è proprio il momento in cui succede qualcosa, un cambiamento, e quella persona, quel bel ragazzo che vedete lì, sta per diventare il Davide Cerullo che vediamo qui. Ed è un movimento difficile, come capite, dopo aver ascoltato questa parte del racconto. Oltretutto, l'inizio di questo cambiamento è ambientato nel luogo più improbabile, perché lui, raggiunta la maggiore età, a quel punto, quando viene preso, invece che nel carcere minorile, finisce a Poggio Reale, tra l'altro in una cella con 25 persone. Cella con 25 persone, e cosa succede un giorno al rientro dall'ora d'aria, Davide? Sì, succede, non ho visto la Madonna. No, è bello. Ma questo rende questa storia ancora più importante, ancora più preziosa, ancora più vicina. Questo fatto dello scambio dei posti è pazzesco. È cioè, come dire, provate a mettervi al mio posto, no? Laggiù. Va bene. E sì, finisco in questa cella per sbaglio, perché io dovevo andare nel padiglione, vanno a padiglione il carcere di Poggio Reale, padiglione Genova, padiglione Avellino, eccetera. Io dovevo andare nel padiglione Genova dove erano rinchiusi i novelli. Io per sbaglio vengo portata nel padiglione Avellino, stanza 31, con altre 24 persone, come 25. E era la stanza più grande di quel padiglione. E ricordo le notti stringevo le mani sulle orecchie per non sentire le urla dei ragazzi che venivano prese a botte nelle celle di punizione dalle guardie, la cella zero. E mi davano un'ora d'aria al giorno e un giorno, tornando dall'ora d'aria, entro in cella e sulla mia branda c'era un Vangelo. Sai che cos'è il Vangelo, no? Tu lo sai. Quando mi avvicino alla proprio sulla mia e leggo Vangelo, allora dico, ma vabbè, ma chi c'entra con me? Non c'entra niente, no? Gesù Cristo, cioè è incompatibile. E probabilmente c'entrava. E io non volevo salire sulla branda e prendere in mano quel libricino, perché fosse stato un segno di debolezza. Perché nella malavita devi essere spietato, freddo, non devi essere di facili sentimenti. E però per una volta ho voluto pensare con la mia testa, chissà perché, e non obbedire a qualcun altro, no? E, come dire, nella malavita, per esempio, io mi preoccupavo di dover piacere per forza a qualcuno. Io credo che oggi anche i nostri ragazzi dovrebbero smettere di piacere per forza a qualcuno e ritrovare questa autostima. E allora cosa ho fatto? Sono salito sulla branda, ho preso in mano questo libricino, lo spogliavo. Tu sai che il Vangelo, quello piccolino, contiene anche gli Atti degli Apostoli. E quindi io, spogliando, negli Atti degli Apostoli trovo scritto per 3 volte il mio nome. Davide, Davide, Davide. Cosa faccio? Compio un furto cartaceo. Pensi che nel carcere di Poggio Reale c'è un Vangelo con 2 pagine mancanti. L'autore di quel furto sono io. Compio questo furto cartaceo perché c'è il mio nome. Quindi in qualche modo io mi ridò il nome Davide, perché avevo un soprannome. Ciao Crema. Ciao Crema, che era il nome di una pubblicità di una cioccolata dove c'era questo bambino che mi somigliava. E allora mi avevano affibbiato questo nomignolo. Quindi strappo queste 2 pagine. Non lo so quello che è successo. Mi sono commosso nel senso che per il fatto che il mio nome fosse là dentro, in quel libro sacro, no? Diciamo così. E questo mi ha. E quelle pagine le ho portate con me, però. Era l'unica cosa che ho portato fuori con me, che conservo ancora oggi. E poi sono andata a rileggere. Quando ho imparato a leggerle, queste pagine, cavolo, ho detto, no, sono proprio per me, sono proprio mie queste pagine. E quindi credo che più avanti io sia stato tratto in salvo dalla forza risuscitatrice della parola. Sì, questo sì. Io sono uno, lo posso dire, perché
ho pensato come possa essere stato salvato. Io sono stato proprio salvato, e salvato è una salvezza che è venuta all'interno di me stesso, provocata dal fascino, dalla bellezza della forza sanitaria della parola. Sì, sono convinto che io sono stato riesumato dai poeti di cui sono fatto. Davide ce lo ha anticipato, lui non è stato folgorato sulla via di Damasco, esce dal carcere con queste due pagine di Vangelo in tasca, ma continua a fare la vita che faceva prima. Però evidentemente qualcosa, un granellino è entrato nell'ingranaggio e ha cominciato a far sì che qualche aspetto del tuo motore criminale salti per aria. Ecco, come è maturato? Come ha cominciato a maturare il cambiamento dal momento in cui sei uscito dal carcere, dopo questo episodio? Prima della parola, credo che abbiamo bisogno di incontrare le persone giuste. Cioè, noi nasciamo dagli incontri che facciamo. E quindi quando sono uscito dal carcere sono ritornato nella vitaccia di sempre, mi hanno dato un ruolo in più, quindi potevo avere un gruppo autonomo nella malavita organizzata. Però poi c'è stato un incontro con una suora matta, secondo me, suor Monica Redolfi, una suora bergamasca, e un pittore, Sergio Bardellino, che erano arrivati lì a Scampia, quando io nel frattempo io ero in carcere, e questi qua, tipo questa suora che veniva lì mentre io spacciavo, cioè non aveva paura di sporcarsi con quella realtà. E quindi veniva, tentava di parlarmi, di dire delle cose, ma io neanche la carcolavo, così come pure il pittore Sergio. Però la sera, quando poi, dopo una giornata di malavita, di droga, eccetera, io pensavo a quelle parole. È potente questa cosa, perché gli irrecuperabili non esistono, sono solo un'invenzione della nostra cattiva volontà. Noi a volte gli altri sono quello che noi diciamo decidiamo di essere, no? E invece forse non crediamo che a quello che diciamo possa cambiare quella persona. Noi non ci dobbiamo interessare se la cambia o no, ma dobbiamo interessarci a dire quelle cose che siano cura in qualche modo. Poi non si sa quando succede, quindi hanno provocato questa cosa in me, e non mi facevano dormire, e allora pian piano ho cominciato a provare il senso di colpa. Io non avevo il senso di colpa, io ho visto morire tanti ragazzi con la droga e la vendevo io, però non avevo il senso di colpa. Io ero convinto che quello che stavo facendo era la cosa giusta, quella era la vita, ma in realtà non era così. Quindi Sergio, come Monica e i libri con Bobin e Pasolini, mi hanno ribaltato l'esistenza. Io i primi quando mi sono accostato ai libri con Christian Bobin e Pasolini, io ho capito, mi sono i poeti mi hanno reso consapevole della grandezza che mi portavo dentro. Cioè io la chiave per uscire dalla mia cella era dentro di me, e io potevo aprire, potevo uscire, perché a noi ci possono rubare la borsa, il denaro, il cellulare, ma c'è una cosa che non ci può togliere nessuno, è la parola. E quindi ce la sto facendo. Ecco, non ce l'ho fatta, ce la sto facendo. Dico che in me vive il camorrista e il poeta, probabilmente, che provano ad andare d'accordo, però credo che il poeta avrà sempre la meglio sulla realtà negativa. Consideriamo spesso troppo poco la poesia, invece in questo caso la poesia
diventa un elemento salvifico, ti permette di fare quel passaggio che probabilmente anche con la vicinanza della suora, dell'amico pittore, non saresti riuscito a fare, perché la poesia ti entra profondamente dentro. Sì, bisogna avere il coraggio di entrare nel vicolo cieco della parola, della poesia. Bisogna avere questo coraggio, perché dopo non si esce più, non si ha la voglia di voler tornare indietro, si rimane dentro. La poesia è entrare in qualcosa che non si vede, non si conosce. E c'era una nonna che andava in ospedale a trovare la sua nipotina. E allora va dalla nipotina e questa nonna fa: dai, dai amore di nonna, prega, prega Dio. E la bambina fa: nonna, ma Dio non esiste. E la nonna risponde: e tu fallo esistere. Meraviglioso. Allora credo che la poesia sia questo, cioè noi dobbiamo far riesistere i poeti, la poesia, la bellezza, la... Io per esempio, ho fatto fino alla quinta elementare, parlo un po' italiano, ma io non sono italiano, sono napoletano, sono stato, perché poi da Scampia me ne sono dovuto andare e sono andato a Modena, però io non saprei come vivere senza... Ma è stata proprio veramente la parola, la scrittura, cioè, e pensa uno che era l'ultimo della classe... Cioè, io, per esempio, se tu mi vorresti far leggere qualcosa a voce alta, io non so leggere. Mi dice: leggi nella tua mente. E io dice: l'agendamento mio era facile, leggeva la mia mente. Ma mi piacerebbe invece imparare a leggere a voce alta, perché avrei tante cose da leggere. E quindi sono stati loro che mi hanno salvato. Io non potrei non riconoscere questo. C'è una poeta russa di cui mi sono innamorato, si chiama Anna Akhmatova, e dice: Anna, se sapessi da quale immondizia nascono i versi. Ah, bellissimo. E lei, quando comincia a scrivere poesia, Anna, il padre gli dice: non mescolare questa robaccia con il nome di famiglia. E lei gli risponde: non so che farmene del tuo nome. E cambia nome. Questo vuol dire che i poeti sono quelli che ci svelano il segreto delle cose. La poesia non la può fermare nessuno, nessun potere. Cioè la parola è potente, è forte, e io grazie a questo che io sono uno che continuamente devo andare a cercare la mia parte mancante, che non la troverò mai, ma il fatto non sta nel trovarla, ma nel cercarla. Io cerco continuamente, io sono uno che mi devo rifare continuamente. Ma sai perché, Massimo? Perché io sono figlio di strappi, di assenze, e questi strappi, queste assenze stanno sempre con me. Il primo morto che mi hanno portato a vedere a 11 anni, io ce l'ho dentro la mia testa, come le altre cose dentro la mia testa. E quindi pensavo di poter cancellare il mio passato, ma non lo posso fare. Quando vi dicono: il tempo cambierà tutto, non è vero niente, è una cazzata. Quello che ci è successo rimarrà sempre con noi. Quindi io, per rimanere sveglio, la parte del bambino che è in me, il senso dello stupore, della meraviglia, io devo continuamente fare ricorso a quello che i poeti si sono impegnati a fare per me: trovare delle parole per salvarmi. Bobin ha fatto una cosa potente, mi ha liberato da me stesso in qualche modo, non mi ha salvato, ma mi ha dato la possibilità di liberarmi da quel me stesso sbagliato. Questo fanno i poeti. E guardate che bisogna avere il coraggio di lasciarsi ferire. Bisogna avere il coraggio di sentire il dolore dell'altro, la difficoltà, la solitudine dell'altro. E io credo che più dei poeti non ce lo può insegnare nessuno, però dobbiamo andare in crisi, dobbiamo accettare di perdere la pace, perché noi non possiamo uccidere la speranza di nessuno.
perché ogni uomo, ogni persona può diventare un'infinita possibilità per gli altri. Ecco. Per uscire da quella dimensione di criminalità è necessaria una cesura, un taglio netto, e tu Davide lo hai fatto, sei andato, come anticipavi prima, a vivere a Modena, ti sei rifatto una vita, hai trovato un lavoro, ti sei sposato, hai avuto dei figli, però attenzione, il passaggio che ci interessa di più, sei ritornato a Scampia, cioè sei ritornato dal posto dal quale te ne eri andato, esattamente aprendo un'attività per i bambini alle Vele di Scampia e inaugurando una nuova vita da scrittore e, come vediamo in questi scatti, anche da fotografo. Perché il ritorno a Scampia e che cosa stai provando a fare nella tua realtà, in quella da cui eri dovuto forzatamente andare via? Beh, io diciamo che il mio passaggio a Modena mi sono un po' recuperato, in qualche modo ho costruito insieme agli altri, a quelli che mi hanno voluto un po' aiutare, la mia impalcatura interiore. Quindi a un certo punto mi sono reso conto di aver assorbito degli strumenti che mi potessero permettere di ritornare e quindi di affrontare una realtà che era diversa da quella modenese, Scampia, che non è facile. Non è facile essere bambini a Scampia, non è facile. Scampia fa 80.000 abitanti, è grande, non sono solo le Vele. Allora ho detto ok, posso tornare, sono tornato con la mia famiglia e pensavo che il problema fosse la camorra poi. In realtà mi sono reso conto che il problema non era la camorra, ma quelli che dicevano di combatterla. Ed è stato un doppio colpo. E allora sono andato lì. Me la spieghi meglio questa cosa? E la spiego meglio, che noi oggi pensiamo che le mafie possono essere sconfitti. È una bugia. Non è vero. Non è possibile. Non succederà. Non succederà. Io sono uno contro le mafie. E poi diciamo che sono i giovani. Io sono uno contro le mafie, ma non sono uno che lotta contro le mafie, e nel senso che non mi sento di vivere in un paese che fa la lotta alla mafia. E poi è partito l'applauso, quindi siete d'accordo? Prendete voi questa responsabilità. No, dico, non ci credo, non è vero. Cioè i ragazzi pure, bisogna dire la verità, questi grossi movimenti che sono nati, non è vero niente, non, vedete la mafia, c'è, certo che c'è, ed è forte, è potente, non abbiamo neanche capito bene quando sia grande e quando sia forte. La forza della mafia, è vero, non è dentro la mafia, è fuori. Il mafioso non è il gruppetto da quattro soldi, quello lo trovi in tutte le città. Il mafioso sta in ben altri luoghi, in ben altre assemblee. Il mafioso sta in Parlamento. Questo è il problema. Quindi ecco perché ti dico, quando è sistema, questa era, secondo me viviamo in un momento proprio di bugia, di bugiardi, la verità non c'è più, non ce la diciamo perché conviene così, perché comunque anche una certa bugia porta denaro, porta gente, porta consensi e va bene così, che ci importa, ma viviamo insieme, il mafioso, tanto non sparate, non sparate, cercate di non sparare, se no ci create il problema a noi e poi dobbiamo per forza intervenire, quindi facciamo i bravi, state voi dall'altra parte, noi di qua, andiamo d'accordo eccetera. E quindi è fuori dalla mafia e quindi ho capito questa cosa qua giù, è il sistema, i vigili urbani, il finanziere, il carabiniere, il poliziotto, il medico, e tutti, da noi per esempio, io mi ricordo, avevo 14 anni quando mi è stata assegnata la prima piazza di spaccio, venivano tutti, carabiniere, poliziotto. A 13 anni pagavo
pagavo i poliziotti, alcuni poliziotti corrotti, questo è stato il doppio disastro poi di Scampia, tramite il boss pagavamo questi agenti della polizia perché non disturbassero lo spaccio. Però mi sono fatto una domanda, volevo vedere cosa vedessero i bambini. A parte questo, dico, okay, ho capito un po' com'è la cosa, va bene, facciamo che i bambini provano ad avere la possibilità di guardare qualcos'altro, qualcosa di diverso. Ho individuato uno spazio che era nero, abbandonato, e l'ho reso verde, insieme a altri bambini, eccetera, ed è nato l'albero delle storie. Ci sono gli alberi, ci sono le storie, abbiamo recuperato questo spazio, abbiamo piantato un primo ulivo che l'abbiamo chiamato Elia, come il profeta focoso della Bibbia, già era grande, Elia, bellissimo. E poi è arrivata, ho piantato un cedro del Libano che si chiama Malala. Pensate bene però cosa vi dice questa roba qua. Cosa ci dice? Quello che stiamo tentando di dire io e te, ci stiamo sforzando in tutta questa chiacchierata per dire cosa? Una bambina di 14 anni mette paura al più grande gruppo di terroristi al mondo. E come mai? Perché crede nella poesia, crede nella parola. E la poesia fa paura, i poeti fanno paura. E lei deve essere uccisa perché propone quella cosa che ti apre gli occhi sul senso vero della vita. Questo è. Ma se noi capissimo questo avremmo fatto, no? Ma non si sa perché non riesce ad entrare, non riesce a spaccare i muri, a rompere i confini, a ricostruire ponti, diventare dei pontefici, no? E essere per la pace. E quindi l'albero delle storie, i bambini, cominciano ad arrivare i bambini. Poi ho portato gli animali, gli asinelli, le capre, io sono tornato alle mie origini. Io potrei dire che non sono cambiato, sono semplicemente tornato alle mie origini. Mariangela Gualtieri, quando è arrivata all'albero delle storie, ha detto: Davide, tu hai riportato gli dèi a Scampia, quelli che erano stati cacciati. È stato bellissimo. E poi, vabbè, Henry De Luca, vedi, Mariangela, Henry, Bobin, che purtroppo non ho mai incontrato se non nella sua parola dirompente e sconvolgente. Però io sono un bisognoso, io sono un cercatore, sono in cerca di un grande forse, no? Continua, io ho bisogno. Io l'albero delle storie, poi in realtà mi sono reso conto che non l'ho fatto per i bambini, ma l'ho fatto per il bambino che non sono stato. La fotografia, io non sono un fotografo, però ho fatto delle foto, perché la maggior parte ci sono bambini. Il fotografo è il bambino che non sono stato. E negli occhi di quei bambini ho visto tante domande, ci sono più domande negli occhi di quei bambini che in tutti i libri del mondo. E poi ho provato a scrivere, ho scritto non perché sono uno scrittore, e non ti permettere di chiamarmi così, e ho scritto perché avevo la necessità di liberarmi dell'inutilità delle cose per provare a fare spazio a nuovo. Dopo, quando andrete a comprare il libro, perché comprerete il libro, giusto? Quando non vi spaventate, perché ho visto che poi toccavate quelli più piccoli, piccolini, sì. Ma anche i miei sono così dentro, sono piccoli, poco poco, semplice. Vedrete che sia quello fotografico che l'orrore e la bellezza, che l'orrore e la bellezza, lo devo dire, è un pugno nel pieno stomaco, ma è lo stato anche per me. Io mentre lo scrivevo, e lo scrivo proprio nel libro, mi fermo perché sento il vomito. Mi fermo perché è stato... Guarda, non è facile rifarsi visitare dal proprio passato. Quando mi hai fatto vedere la foto con il bambino della pistola,
Io mi sono tornato indietro in un zoom, è stato dirompente, è stato, quella è una foto che ho fatto questo, ma, e ho detto guarda quella mano, guarda quella mano come piccolina, come fragile, e però guardate cosa c'ha in mano, c'ha la guerra nelle mani, come facciamo? E, io posso dirvi una cosa, questo è un posto bellissimo, è pazzo, io a volte di tanta bellezza mi spaventa pure, mi spaventa perché dico la prendiamo e dopo cosa ne facciamo, come la distribuiamo questa bellezza, no, capiscimi cosa voglio dire, eh? Non voglio farti, però non lo so, e quindi i bambini quando vengono all'albero e finisco e quando viene l'ora di andare a casa non li vediamo, bambini dove siete? Si nascondono sugli alberi, venite giù, dovete tornare a casa. Beh, lo diciamo anche un po' napoletano, venite giù, e loro fanno no, non vogliamo tornare a casa perché le nostre case sono delle gabbie. È vero, dobbiamo stare attenti a una cosa, ho conosciuto molte mamme che si preoccupano dei figli, si preoccupano ma non si occupano, dobbiamo occuparci. Genitori che passano l'80% del loro tempo a lavorare e hanno sempre meno tempo, e allora trattengono. C'è un oggetto che sta uccidendo il desiderio alla vita, che ci permette di metterci in contatto con una persona dall'altra parte del mondo e poi ci fa perdere di vista le persone più vicine a noi. Ecco, dobbiamo, provate per esempio a non comprare su Amazon da oggi, provate a cercarvele le cose, andare, no? Provate a sentirvi attesi, aspettati, no? Vedete come, perché facendo prova di queste cose o lasciare il cellulare a casa per una giornata o spento, noi ci diamo la possibilità di capire cosa sta succedendo. Cosa sta succedendo? E dobbiamo tornare piccoli, dobbiamo tornare a... Cosa manca alla nostra vita, dice Boba? La vita. Non è poco. Grazie. Ho pronta una domanda conclusiva per salutare Davide. Però vogliamo anche farti un piccolo regalo. Luca, già prima insieme a Donato ti ha fatto sentire a casa, casa tua a Napoli, però so che tu hai preparato un'altra cosa che vogliamo dedicarti. Grazie. Perché la bellezza, l'arte, la cultura sono proprio le cose di cui hai sentito più bisogno e che ti hanno più trasformato la vita. E allora, Luca. E allora Davide, tu hai parlato tanto di poesia. Sono d'accordo con te e penso che il poeta che sei e che è dentro di te passa anche attraverso questa poesia, che non so se la conosci, è di un tuo compagno di viaggio, Edoardo De Filippo, ancora una volta, ieri lo abbiamo citato. Il più grande. Forse il più grande, anche io sono d'accordo con te, e parla del mare questa poesia. E mentre tu parlavi e mentre io sapevo già la tua storia perché Massimo me ne aveva parlato, io rivedo nelle immagini di questo mare in tempesta, un mare che visto dalla riva può fare paura da attraversare. Qualcuno può dire che è cattivo, che uccide, ma in realtà il mare è sempre mare e sta a noi uomini attraversarlo come hai fatto e stai ancora facendo tu. E quindi vorrei che provassimo a camminare insieme sulle onde di questo mare, che non è solo il mare dei poveri migranti, di cui poi parleremo, ma è anche il mare che fa il suo, è un elemento, è la natura, è la vita, e attraverso quello possiamo navigare. E lo facciamo con questi oggetti molto semplici, una tamborra che viene dai quartieri spagnoli, tra l'altro, comprata con grande amore tanti anni fa, e del sale, e li mettiamo insieme e facciamo il mare, e proviamo ad ascoltare O Mare di Edoardo De Filippo.
O mare fa paura. A così dice la gente, verranno o mare calmo, calmo come una tavola. E dice lo stesso pure in te giornate di vierna, quando o mare saizza e l'onna saiena, prima a palazzo e casa, poi a montagna, vergine santa, scanze i figli e mamma. Certo, per chi si trova con un mare in tempesta e perde la vita, fa pena. E son go prima a pensare in capo a me, che brutta morte che ha fatto st'uomo e che momento triste che ha passato. Ma non è morta accisa, è morta a mare. E o mare non accira, o mare, e non lo sape che ti fa paura. Io quando lo sento, specialmente in notte, quando vatta a scugliera, a raggiuso con me, e caccia in mano, migliare in mano, e gambe, e braccia, e spalle, non se ne importa che ci straccia a scugliera, a raggiuso che parvi in perruso, e s'aiuta che i piedi, coi renocchie, che i braccia, che i spalle, e chiagne, e ride perché volesse trovare spazio per sfugare. Io quando lo sento, come stavo dicendo, specialmente di notte, non è che dico o mare fa paura, dico solamente o mare, sta facendo o mare. Meraviglioso Luca, un saluto a Giuseppe Conosci, responsabile di Anima Mundi, che è la casa editrice che ha pubblicato i tuoi libri, che è qua con noi, mi piace salutarlo. Anima Mundi è una casa editrice sorella di Romena, infatti nella nostra libreria, oltre ai libri di Romena, trovate quelli di Anima Mundi, ci sono tanti bellissimi libri, oltre a quelli di Davide, tutti quelli di Christian Bobin, perché anche noi siamo legatissimi a Bobin. Però l'ultima, proprio neanche una domanda, un pensiero, per riagganciare tutto, per ritenere tutto insieme, cosa direbbe il Davide Cerullo di oggi al Davide Cerullo con la capra che abbiamo visto all'inizio? Beh, molti ragazzi mi dicono, ma se potessi tornare indietro rifarebbe quello che ha fatto? Beh, io dico no, assolutamente, se potessi tornare indietro la cosa che vorrei... poter essere un bambino, ecco, basta. Davide Cerullo.